Ok ragazzi, eccoci qua, facciamoci il buchito e vediamo. Ogni uomo ha un punto debole. Per El Bokita è l'amore. Contrabbanda da quando aveva 6 anni. Suo padre gli attaccava addosso l'Acapulco Gold e lo mandava oltre il confine. Diceva che erano vacaciones familiares, vacanze di famiglia. A 13 anni El Bokita era già un maestro del contrabbando. Sigarette, alcol, abiti firmati, DVD, petrolio, animali, armi e ovviamente esseri umani. Una volta ha contrabbandato 500 kg di ossido di uranio. C'era una richiesta? El Bokita la soddisfaceva, ma non era una questione di soldi, lo faceva per l'adrenalina, finché non ha incontrato la reginetta. Nidia Flores ha visto il suo talento e l'ha reso il suo braccio destro. Nidia è il cervello e il Bokita è il braccio. Il fatto è che ha perso letteralmente la testa per lei appena l'ha vista. Nidia non ha mai ricambiato, ma una notte ubriaca ha ceduto. Con la roulette dello sperma, 9 mesi dopo, hanno vinto una figlia. Valeria. Dicono che ogni uomo abbia un punto debole. E il Bokita ne ha due. Vabbè, ok. Però mi dispiace. Ti dobbiamo. Abbiamo dei dati su un convoglio carico di denaro per i boss del cartello in Messico. Pare che il convoglio sia guidato da El Bokita. Intercettate i furgoni e distruggeteli. Se possibile, uccidete Elicottero anche El dell'unità, Bokita. giù. Ecco il veicolo da combattimento. Chiavi nel cruscotto. Da vicino un po' mi dispiace, ma Allacciate le cinture. proprio un pelo giusto per la Ci bambina. sono, Per andiamo. il resto possono morire entrambi. Cioè, droga, traffico di persone, cioè. C'è nessuno? Usato permesso. Ah no, dobbiamo parlare con l'informatore che. Come diavolo ci arrivo lì? Ah, ho visto. Tanto di trappola, però. Giulia armi, la gente è già abbastanza tesa di suo. Sì, forse il mio omino evita di stare con il mal di testa. Ecco l'informatore, sentiamo cosa ha da dire. Bowman dice che hai qualcosa per me. Questa volta ti costerà il doppio. Parlane con lei. Dimmi cosa sai e ci metterò una buona parola. Ok, senti. El Bokita è nella merda. Deve far arrivare un sacco di soldi su ai boss in Messico. E questa notte farà passare da qui un grosso convoglio. Del tipo? Un paio di furgoni corazzati per i soldi. E direi forse 6 autoblindo. Wow. Magari anche un paio di elicotteri. La cosa è seria. Dov'è il convoglio? Non lo so. El Bokita è estremamente cauto. Solo lui e gli autisti sanno la strada. Così non basta, mi serve un posto. Mettiamola così. So dove si trova El Bokita. È qui a Coani per accertarsi che il convoglio passi. Lo seguite e lui vi porterà i soldi. Perfetto. Ok, troviamo El Bokita. Non un colpo finché non vediamo i soldi. Andiamo. Ok ragazzi, siamo arrivati, Il cerchiamo drone è partito. il Bokita, ma no, non so mai pronunciarlo. Vedo un capitano. Vedo un altro. Bowman, vediamo il Eccolo qua. Bokita. Lo seguiamo fino ai soldi. Ricevuto. Controlliamo il suo cellulare. Se chiama qualcuno, se parla del denaro o della rotta del carico, saremo in grado di sentire. Teniamo i 100 metri.
Non parla? Lo seguiamo solo e basta. Va bene. Oddio, l'unidad. Oh, ok. C'è un po' di gente o sbaglio? Oddio, santo, ma è qua. È chiaro che sei qua. Bowman, abbiamo trovato il convoglio. Vedo almeno tre veicoli pesanti e un elicottero. Dobbiamo impedire a quei camion di raggiungere il Messico. E soprattutto dobbiamo eliminare il Bokita. Uccidendolo incrineremo il rapporto tra il Suegno e Enigia. Roger. Quindi potrei fare semplicemente. Ci siete? Aprite il fuoco! Ricevuto. Spara? Ok. No, si è compenetrato. Sparo a questi bastardi. Mori. Preso. Bimba a terra. Ripeto, El Bokita è morto. Ok, sì, è morto un po' così, ma è morto. Se fossimo stati tipo in quattro amici, avrei potuto fare che due seguivano Ci il siete? coso. Fuoco, fuoco, fuoco! Roger, un po' nervosi. Fuori quel cazzo di elicottero, per favore. Forza. Non ce la fa. Li abbiamo un po' scossi. Apro il fuoco. Non possiamo toccarlo. Ma è da puta pattuglia. Quanti cavolone? Se la pattuglia si va a vedere, che la cazzata. Ha dato Dando rinforzi. un cavolone. Ma che cazzo dato? Ma che la puta pattuglia che necessitavo. Auto di scorta distrutta. Anche la mia auto sta per essere distrutta, cazzo. Corri, corri. Sono tirato una granata. Oh, perfetto. Via. Bowman, qui Nomad. Abbiamo distrutto il camion con i soldi e il Bokita è morto. Fantastico, la reginetta è fottuta. Vediamo se cercherà di scappare o proverà a chiedere perdono al Suegno. Fantastico, la reginetta è fottuta. Vediamo se cercherà di scappare o proverà a chiedere perdono al Suegno. In ogni caso. Ah, Madonna. La reginetta ha fallito. Ha perso più di 17 miliardi di dollari in totale. Nidia sapeva di essere in pericolo. Le serviva tempo. Serviva un capro espiatorio. Doveva fare un sacrificio. Mi spiace, amor. Per te, Mirrei. Ma non bastava. Hai fallito, Mirreina. Le ho dato un vantaggio. Perché amavo la reina de belleza. Ma in Bolivia. Con l'amore non si va molto lontani. Eh sì. Non so se fare subito la regina, anche se c'ho un po' di gusto a volerla fare. Qui tanto succedono bordelli, comunque, vabbè, mi dispiace, è andato un po' così. Vabbè. Direi che ci vediamo alla prossima puntata per fare la regina. A dopo, ciao ragazzi!